No, ragazzi, non c'è destra, non c'è sinistra, ci sono delle idee e ci sono delle proposte che servono al Paese. Noi crediamo che non servano nuovi inceneritori, noi crediamo che non serva e sia dannoso abolire la protezione speciale che pure abbiamo introdotto noi. Noi crediamo che per questo Paese servano proposte concrete, non propaganda, non slogan, e credo che lo stia capendo anche la stessa destra, nonostante continui a buttare fumo negli occhi ai cittadini e alle cittadine con dichiarazioni che lasciano il tempo che trovano e che sono anche un po' vergognose. Come? Le parole di Lollobrigida. Ma le parole di Lollobrigida sono assolutamente vergognose, sono vergognose perché denotano anche un po' un substrato culturale di questo governo, però dall'altra parte tendono anche a nascondere, un po' a celare dietro, insomma, dichiarazioni anche un po' roboanti che volte proprio a fare rumore, l'immobilismo rispetto ai temi economici e sociali. L'abbiamo visto nel documento di economia e finanza, che sicuramente non prevede una stagione di crescita per questo Paese, quindi di nuovi investimenti, quindi di nuovi posti di lavoro, è quello che i cittadini poi alla fine si aspettano. C'è un punto nel DEF che prevede in poche parole che chi ha due figli, l'idea è quella che chi ha due figli gli viene tolte le tasse. Secondo voi è una cosa che si può portare avanti? L'idea sicuramente è una buona idea. Io sicuramente è necessario che questo Paese si doti di un sistema di welfare a misura di famiglia e che ci siano delle proposte, delle misure, degli strumenti che aiutino le donne, anche le mamme e papà, insomma le donne e gli uomini che vogliono formare una famiglia. Questo però passa necessariamente anche da una prospettiva di lavoro, no? Dalla prospettiva di un lavoro che non sia precario, che non sia povero. E io da questo punto di vista non vedo grosse proposte da parte del centrodestra, credo che l'aiuto per le famiglie passi necessariamente anche da qui. Senta, quell'ordine del giorno sul termovalorizzatore che va domani in aula del Movimento 5 Stelle, il PD l'ha preso come un attacco, non è un caso che sia boccia a dire che è inaccettabile? Ma io non capisco come si faccia a ritenere inaccettabile l'iniziativa politica di una forza politica che da sempre porta avanti istanze ecologiste e ambientaliste. Voi ricordate benissimo che noi ci siamo opposti alla costruzione a Roma di un inceneritore e ne abbiamo fatto anche, insomma, purtroppo è diventato anche il casus belli, diciamo, della fine della precedente esperienza di governo. Io non capisco perché io debba rinunciare ad una mia battaglia politica per fare. Ecco, non so, perché mette in difficoltà un'altra forza politica, cioè se quella forza politica ha difficoltà il problema non è mio, non può essere mio. Il PD diceva che era la volontà di metterli proprio in difficoltà. No, perché la volontà di me io? No, piuttosto stanare anche la destra, perché io mi ricordo Rampelli in un consiglio comunale nel municipio di Roma che diceva, in un consiglio comunale, che si dichiarava contrario all'inceneritore. Adesso che cosa fa questa destra? Insomma, dobbiamo essere anche un po' conseguenziali con quello che diciamo e quello che facciamo. E siccome noi continuiamo a ritenere che l'inceneritore non sia la risposta, non debba essere la risposta alla questione del ciclo dei rifiuti e che sia anche dannoso per il nostro Paese, continuiamo a ripetere, lo facciamo con fermezza e anche con orgoglio. Spera che dalla conferenza stampa della Schlein di oggi esca una posizione netta del Partito Democratico e non solo di esponenti del partito da parte della segretaria. No, io non conosco l'agenda della segretaria del Partito Democratico né tantomeno del Partito Democratico e quindi non so che cosa ha in mente di dire. Diciamo che forse non vi interessa molto concertare le agende. In questo momento l'impressione è un po' questa? No, al contrario, diversamente, certo non è importante concertare proprio le agende, però è importante raccordarsi per un'opposizione che sia costruttiva, come abbiamo visto ad esempio ieri in Senato, no? Hanno fatto un'ottima azione congiunta di opposizione e questo si può replicare anche in altre occasioni. Poi fa una parte del PD discute internamente anche per delle vostre posizioni. Io credo che la discussione sia sana in tutte le forze politiche, sia, diciamo, un sinonimo di, insomma, di dibattito acceso, e quindi sia sano discutere, interrogarsi, perché sicuramente in tutti i partiti ci sono diverse sensibilità.